Cosatini, lei è il nuovo sindaco di Giulianova, qual è il primo? È una soddisfazione incredibile, è una responsabilità grandissima, è stata una durissima campagna elettorale, è stata una competizione elettorale voto a voto, gli onori delle armi vanno al mio avversario che ho rispettato sin dal primo turno e continuerò a farlo anche in consiglio comunale. Io ringrazio tutti i cittadini di Giulianova, da domani mattina saremo al lavoro per regalare una città diversa. C'è tanto da fare, ci metteremo a disposizione dei cittadini, andremo innanzitutto a incontrare tutte quelle associazioni che lavorano nel campo del sociale che da troppo tempo non hanno avuto una risposta da parte delle istituzioni. Noi ci saremo e quindi da domani mattina ci metteremo al lavoro. Io voglio tornare alla piccola opera Caritas, all'Anfas, voglio tornare al dono di Maria, voglio tornare da loro. Si parte dai più deboli, lo abbiamo detto in campagna elettorale, lo faremo. La squadra? La squadra adesso fateci godere, perché abbiamo fatto 2 mesi durissimi, io ho avuto la febbre per almeno 10 giorni di questa dura campagna elettorale, sono andato avanti, domani mi prendo 24 ore per riposare, per cercare di metabolizzare una delle più belle sensazioni che ho avuto nella mia vita dopo la nascita di mio figlio e il matrimonio con mia moglie. Si poteva immaginare una fine così? No, assolutamente, sapevamo che eravamo voto a voto, sapevamo che era Davide contro Golia, ma ogni tanto i sogni si avverano e noi abbiamo realizzato un sogno e l'abbiamo fatto grazie ai nostri cittadini che ci amano. Noi amiamo questa città e quando ami qualcosa vai al di là di ogni simbolo di partito. L'unica dato negativo è il fatto dell'affluenza, che comunque non è stata alta. Sapevamo, è andata così anche nel 2014, sapevamo che l'affluenza sarebbe calata in maniera terrificante e un po' ci preoccupava questo dato. Poi domani con calma analizzeremo il voto e ci metteremo a disposizione la nostra città. La dedica più importante di questa vittoria? Dedico questa vittoria sicuramente alla mia famiglia e a un mio amico che mi ha lasciato l'anno scorso.